Benvenuti ai nostri episodi di Italy Lead the Change, una serie di chiacchierate con i protagonisti del territorio italiano, nonché anche i nostri collaboratori. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Antonio Dalis Tahiti, proprietario di una bellissima realtà chiamata Saline della Laguna in Sicilia. È un esempio di come poter preservare un po' la storia di un luogo che rappresenta l'autenticità del territorio. Ma lascio la parola ad Antonio per raccontarvi la storia. Ciao Antonio! Ciao Laura, grazie per avermi chiamato! Sai, a me piace sempre anche ascoltare come veniamo descritti. Perché troppo spesso diamo per scontate determinate cose che magari viste dall'esterno sono evidenti e noi le diamo un po' per scontate. Infatti tu parlavi di noi come una realtà immersa nella natura le saline della laguna. Sono questo. Noi devi sapere che la salina è un ambiente, un ecosistema antropizzato, quindi è l'uomo che ha creato la salina e questo spettacolo della natura, ma l'uomo senza la natura non potrebbe mai andare avanti in salina. E la salina di per sé, senza l'uomo, diventerebbe una palude. Quindi questo lavoro in sinergia, questo teamwork fra l'uomo e la natura è proprio una particolarità specifica, una peculiarità delle saline e devo dire che è anche una cosa a cui noi teniamo particolarmente. Tu devi sapere che io sono la settima generazione che si occupa di salire nella mia famiglia, ma in verità il vero amante delle saline era il mio nonno. Infatti, negli anni, diciamo, le altre generazioni era più una questione di status. A Trapani è tipico avere delle saline o una salina, ma mio nonno ci ha. Lui amava in maniera viscerale le saline e ci ha trasmesso questo suo amore portandoci veramente mano nella mano in salina, insieme ai salinai, a assaggiare il sale, a toccare l'acqua per vedere come andava, a imparare i piccoli segreti, i segreti della salina. Perché devi sapere che la salina è il prodotto sale. Spesso viene dato molto per scontato, ma appena si entra anche soltanto un pochino dentro questo mondo enorme, perché è molto più vasto di quanto non si possa immaginare, appena si entra un pochino non si può che rimanere affascinati e ammaliati da tutte queste differenze, da tutte queste cose che nuove e che uno non si aspetta. E quindi è così. Poi tu hai detto, noi ci chiamiamo Saline della Laguna, e mi senti parlare sempre di Salina. Perché, in verità? Perché a noi partiamo dalla salina che c'è a terra, davanti a Mozia. La salina di Ettore in Pesa, queste sono due saline, ma comunque. Cioè, noi la chiamiamo una salina perché cioè, fra una salina e l'altra c'è un canale, e quindi è come se fosse. A livello di affetto, noi lo chiamiamo la salina di Ettore in testa. In verità sono due. Però, noi proprio per questo amore per le saline, per questo ecosistema, per tutta l'avifauna che c'è nella salina, siamo rimasti noi innamorati della salina che c'è. Nell'isola che c'è proprio di fronte allo Stagnone, che chiude lo Stagnone, che si chiama Isola Grande e che nel nostro territorio è sempre stata chiamata Isola Lunga. E quindi abbiamo creato
un secondo volo di attività differenti dalle attività che abbiamo a terra sull'isola. Per questo l'abbiamo chiamato saline della laguna, perché abbiamo due epicentri da cui si sviluppano tutte le nostre attività. E che cosa rende autentica l'esperienza con voi? Quali sono le vostre attività? Esatto. Guarda, la nostra esperienza è autentica in quanto è totalmente vera. Cioè, la cosa a cui noi teniamo particolarmente è che tutto quello che facciamo fare e facciamo noi con i nostri ospiti sono le cose che fanno ogni giorno i nostri salinai, che fanno ogni giorno, che hanno sempre fatto i nostri salinai. Quindi è la vera vita nella salina. Noi abbiamo un sacco di attività, ovviamente, che vanno dalla visita, diciamo, a questo mulino che il nonno ha voluto ristrutturare, che è un mulino del 500, con queste macine meravigliose, e l'abbiamo oramai lo abbiamo trasformato, tra virgolette, in una esperienza multimediale. Quindi c'è l'esperienza del mulino del 500, si vede com'era, ancora è funzionante ed è l'unico mulino. In quella salina ci sono 3 mulini funzionanti, questo è l'unico mulino visitabile ancora totalmente funzionante. Quindi noi in determinate giornate non lo possiamo fare funzionare ogni giorno, perché ovviamente abbiamo paura che si possano rovinare le macchine, sono campate da 500 ad oggi, meglio evitare. No? Ma com'è? Però oltre all'esperienza di vedere questo mulino, abbiamo anche un percorso multimediale, e ti faccio una confidenza. Io stesso mi fermo ogni volta davanti a uno che io chiamo il wall, che è uno di questi grandi wall touchscreen che abbiamo, dove c'è la vita in salina, e siccome ci sono tutte le particolarità anche biologiche, e io mi sono, pur essendo laureato in economia, sono sempre stato un appassionato di biologia marina, mi metto là e mi metto ogni volta a scucciare tutte le caratteristiche, perché io lo trovo troppo bello e troppo divertente. Sì. E ci sono tutte queste cose. Poi i nostri facciamo anche fare la passeggiata guidata con le nostre guide, quindi la guida fa fare una passeggiata all'interno della salina, quindi fa vivere quindi toccare l'acqua, vedere la salina, è un'attività abbastanza veloce. Si fa ovviamente poi il giro al mulino, perché il mulino io ora non te lo nominerò più, però è il fulcro, cioè tutte le attività partono dal mulino e partono con la visita a base al mulino, non ci può essere altro, perché è importante fare cultura di sale, cultura di salina, e il mulino è il nostro epicentro dove spieghiamo la cultura. C'è questo video molto bello anche animato, con il cartone animato, che fa capire come funziona una salina, ed è fondamentale. Dopodiché abbiamo per esempio un'attività che va tantissimo, che sta piacendo moltissimo, che si chiama Salinai per caso. Salinai per caso è un'attività particolare, perché non è soltanto la raccolta del sale, ma è un'attività stagionale. In base al periodo dell'anno si va a fare quello che il salinaio fa in quel periodo. Ovviamente durante l'estate, che è il periodo più, diciamo, dove la salina vive in maniera più più veloce, la vita in salina perde, quindi il lavoro è continuo ed è estremamente dinamico. Lì c'è la parte anche clou dell'attività, che può essere il raccolto del sale, però si può fare anche l'esperienza di spostare l'acqua, dipende dalla stagione. E lì proprio si viene seguiti dalla guida, ti porta in vasca, nella vasca si trova un salinaio, nella sua ora di pausa, perché in quel periodo magari stanno facendo qualche cosa, stanno lavorando, c'è un'ora di pausa, e il salinaio spiega ai nostri ospiti
perché si sta facendo quella cosa, la fanno assieme, in modo tale da trasmettere una parte della sua cultura. Che bello. C'è la degustazione di sale, e stai parlando con il papà di questa attività, quindi ci sono particolarmente affezionato, in quanto mi sono, una volta io, assaggiando, ho sempre assaggiato i sali, sempre cercato di capire le differenze, però percepivo le differenze dal punto di vista strettamente pratico, ma non sapevo incasellarle in una vera e propria dimensione. A un certo punto mi sono stancato di questa mia mancanza di conoscenza, ho acchiappato un degustatore di olio, un degustatore di vino, e ho detto, guarda, voi vi dovete aiutare a spiegare in maniera professionale quello che uno sente tranquillamente al palato, ma ha difficoltà a incasellarlo nella maniera corretta. Certo. E così abbiamo costruito quello che è la degustazione di sale, e quindi si assaggiano sembra strano, si assaggiano i sali, ma in verità noi abbiamo, per esempio, due sali che si raccolgono nella stessa vasca, ma che hanno due percezioni sul palato che sono opposte, esattamente opposte. Quindi è un mondo proprio. È un mondo che ti si apre. Poi ti dicevo che ci chiamavamo Saline della Laguna perché andiamo sull'isola pure. C'è una barchetta, ci mette 15 minuti per arrivare su questo isolotto, tutto di traversata lagunare, quindi con l'acqua sempre olio. Si arriva in questa isola dove si entra in una, veramente in un ambiente fatato, dove ci sono tutte le cicale che cantano nel bosco, e attraversi il bosco e arrivi in questa salina completamente diversa rispetto all'altra, un po' più wild, se vuoi, che ha un effetto completamente diverso. Infatti, sull'isola, noi facciamo il fotosafari, proprio perché l'abbiamo percepito appunto wild. È una riserva, tutte le saline sono riserva naturale, quindi hanno una vita, un'avifauna meravigliosa, ma anche una vita vegetale tutta da scoprire. Giriamo con delle macchinine tipo golf per l'isola, con una guida naturalistica che va a spiegare tutte le varie caratteristiche, tutte le varie chicche della salina. Per esempio, perché l'acqua della salina è rosa, o gli uccelli che si vedono, il falco delle paludi, i fenicotteri rosa, gli aironi. Questo, il fotosafari è una cosa bellissima. Ci immagino. Abbiamo le passeggiate a piedi sull'isola. Diciamo, lì non si vede tutta l'isola come nel fotosafari, perché l'isola è lunga 9 chilometri. Quindi le passeggiate a piedi, sempre con la guida naturalistica. Abbiamo la possibilità di fare una cosa che i nostri ospiti scelgono tutti, cioè non c'è uno che non voglia fare il percorso benessere in salina, perché abbiamo dedicato una piccola salina solamente al percorso benessere, al relax, alla talassoterapia e al potersi sdraiare su una crosta di sale calda perché è riscaldata dal sole. Quindi anche quella è un'esperienza che noi chiamiamo percorso benessere tra virgolette, perché è un percorso all'aria aperta, è un percorso di acque, un percorso di relax, di serenità. Poi abbiamo, per esempio, facciamo, però quello più di chiesa, facciamo, che ne so, yoga al tramonto, perché lì abbiamo la fortuna di avere il tramonto esattamente in fronte. Attività olistiche in generale, e sono lì proprio, sì, è casa loro, cioè l'Isola Lunga è casa delle attività olistiche, la verità è quella. Cioè, io la vedo anche nel futuro in questa maniera, proprio un paradiso di serenità e in cui veramente ci si avvicina talmente tanto alla natura che non puoi non restarne affascinato. Spesso io dico che è un po' un incrocio fra quando si fanno gli eventi, i matrimoni, queste cose, fra un po' un incrocio fra un
un'attività, un, insomma, un matrimonio in spiaggia e un matrimonio in savana. Perché così hai un po', a volte hai un po' la sensazione di essere in barca, perché hai questo mare, questa, poi però cominci a vedere che sono tutti i coppi rosa che ti si avvicinano, i coniglietti che girano, e dici no, questa è savana, qui c'è la savana, ti aspetti che venga fuori il leone, in verità non c'è, però, no, non può essere. Poi che ne so, facciamo, finiamo le nostre serate lì sull'isola con delle cene sotto le stelle, aperitivi al tramonto e cena sotto le stelle, con l'osservazione planetaria, abbiamo preso dei telescopi per poter andare a guardare le stelle, perché essendo un'isola deserta, ovviamente non abbiamo nessun inquinamento luminoso e si possono guardare le stelle in maniera strepitosa. Da quest'anno faremo anche una cosa che ho scoperto l'anno scorso, passeggiando per i fatti miei la notte, ho scoperto che si riesce a vedere la muta delle cicale. Le cicale, sì, le larve delle cicale cosa fanno? Vivono sottoterra dai 7 ai 14 anni, dopodiché vengono fuori di notte, in piena notte, vengono fuori dal terreno, si arrampicano sull'albero, lasciano il loro esoscheletro, perché sembrano quasi degli alieni, tipo. Sì, quasi. Ok, a quel punto fa proprio la muta, come se fosse il pago da seta, come se fosse la farfalla. Gli spuntano le ali e vola via. Lo fa di notte perché ovviamente quando esce dal tuo esoscheletro è molto sensibile, e sarebbe sensibile alla luce. Noi qua, il caldo e il sole, d'estate c'è. Rente, africano. È africano, e quindi... Di notte, diciamo fra le 11 e mezzanotte e mezza, così, ci sono tutte queste cicale che ogni notte, in piena estate, fanno la muta. Ed è una cosa, un'esperienza mondiale, emozionantissima. Infatti, bellissimo! È una cosa bellissima. Mai vista, deve essere spettacolare questa cosa. Però Laura, se tu non mi fermi, non mi blocchi, guarda che io potrei parlare Ma io ti starei ad ascoltare, però abbiamo, sennò poi alla fine dobbiamo, insomma, ma speriamo, anzi, non diciamo tutto, perché appunto non è tutto, non è quello che ha raccontato, che sta raccontando adesso una piccola parte di quello che si può fare alle saline della laguna. Ma allora, ti interrompo facendoti un'altra domanda. Allora, voi siete molto attenti a conservare l'aspetto storico. E infatti le saline della laguna sono state elette luogo del cuore FAI. Perché? Qual è l'importanza storica della vostra attività e che valore aggiunto dà a un territorio come quello siciliano? Guarda, la provincia di Trapani è legata in maniera indissolubile al sale. Tu considera che probabilmente la prima salina che nasce proprio probabilmente a Mozia, ancora se la giocano gli archeologi, se la stanno giocando, con i Fenici. Tu considera che la prima testimonianza storica scritta della presenza delle saline a Trapani risale al 1154, quando Ali Drisi, che era allora la differenza tra lo storico e l'avventuriero, il geografo, non è che fosse così chiara, erano tutto insieme. Diciamo che questo storico, geografo, avventuriero, veniva assoldato da re Ruggero II, che era il re del regno delle due Sicilie, veniva assoldato per poter disegnare e descrivere le coste del suo regno. Arrivando a Trapani, Ali Drisi dice: Trapani è... si può chiamare una città bianca grazie alle grandi saline che nascono davanti alle sue mura. Quindi già nel 1154 le saline erano perfettamente funzionanti. Mio nonno diceva che erano assolutamente dei Fenici. Tanti archeologi erano d'accordo con loro. Noi cerchiamo di portare avanti questa tradizione, infatti nelle saline proprio è tutto in pezza. Ma poi l'hai vista la foto che c'è qui? Quelle sono proprio il mulino
delle saline di Ettore Imperza, il famoso mulino del 500, lì ancora raccogliamo il sale nella maniera tradizionale, ma non lo fa più nessuno in Italia di raccogliere il sale così. Lo raccogliamo a mano, seguiamo la tradizione, perché secondo noi la tradizione non è solamente una cosa che c'era una volta e che adesso, se lo meccanizzi, risparmi e va bene, e va meglio. In verità la tradizione è la nostra storia. La nostra storia siamo noi. Noi senza la storia non saremmo niente. Poi se ci aggiungi pure che il sale raccolto in maniera tradizionale è di una qualità differente rispetto al sale raccolto in maniera, diciamo, in maniera industriale, perché solamente la raccolta ha differenza, non c'è, il processo di produzione è identico, lì ci dai anche quel valore aggiunto che ovviamente il mercato ha difficoltà a dare al prodotto tradizionale, però che per un'infinità di motivi per noi è fondamentale. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì. No. Assolutamente. Poi è importante anche, tu sei la settima generazione, quindi tramandare di generazione in generazione, quindi tu tramanderai alla tua futura generazione quello che è stato, quello che è la, insomma, fare sale. Ma sì, certo. Sì, mi piacerebbe, effettivamente devo dire che mi piacerebbe proprio poter trasmettere l'amore per la salina così come me l'ha trasmesso mio nonno. Veramente mi portava mano nella mano in salina e mi faceva assaggiare l'acqua, mi faceva giocare con l'acqua satura, mi faceva giocare col sale. Perché... E lì nel frattempo mi insegnava cosa era per lui la salina e qual era il rapporto, perché questa è una cosa che a volte viene sottovalutata, ma il rapporto che si ha con tutti quelli che lavorano in salina e imparare da chi ci lavora materialmente, ci butta il sudore e guarda che lavorare in salina è impegnativo, quanto amore c'è in queste persone. Per questo motivo noi teniamo moltissimo che sia un salinaio che ha lavorato fino a mezz'ora prima a far fare l'attività salinaio per caso, perché l'amore che ha un salinaio nessuna guida te lo potrà mai trasmettere. Bellissimo. Uno che sta dalle 5 di mattina sotto il sole cocente fino a mezzogiorno, dove il sole veramente ti spacca, immerso con i piedi dentro l'acqua satura che gli fa da specchio, a raccogliere con le palle il sale, o è innamorato folle di quell'ambiente, oppure non lo fa. Non lo fa. Sì. Perché è un rapporto che diventa veramente simbiotico fra il salinaio e la salina. Sì. Sicuramente sicuramente non ha niente a che fare con qualcosa che ti può dare un rapporto con un computer virtuale. Secondo me è proprio questo, cioè il fatto che tu poi devi utilizzare le mani, devi toccare il materiale, cioè secondo me è un fattore che ci rende di nuovo, ci rende umani. Quando tu hai detto lì, sì, che ci rende umani, noi cioè con la virtualità, con il computer, ma anche adesso noi ce ne stiamo rendendo conto, ci siamo disumanizzati. Cioè, noi abbiamo bisogno del contatto umano, non è possibile. E secondo me utilizzare, sporcarsi le mani è fondamentale per l'uomo, fondamentale. Senti, un'altra cosa. Secondo te si potrà ancora parlare di stagionalità, oppure di che cosa cosa si può fare mese per mese? Secondo me si deve parlare di stagionalità per tanti motivi. Ora, qualcuno si potrebbe mettere a sorridere perché in dialetto siciliano noi abbiamo soltanto due stagioni, che è l'estate e l'inverno. Non esistono le mezze stagioni, secondo me, è stato fatto in Sicilia. Perché noi non ce l'abbiamo nemmeno nel dialetto. Le parole autunno e primavera non esiste. Allora, e considera che da noi l'estate dura
da dai, marzo, aprile fino a novembre inoltrato. Poi dicembre diventa una stagione un po' lì sì, intermedia, così come marzo, quindi ci sono intorno ai 20 gradi, magari c'è la giornata dove può venire un po' di pioggia, ma è bello. Gennaio e febbraio, due mesi di inverno, significa temperatura media 15 gradi, dopodiché riparte l'estate. Mi sono fatto il lockdown a passeggiare in giardino, in maniche corte. Cioè, io il cappotto non l'ho usato quest'anno, perché poi è stata un'annata anche, un'annata particolarmente calda, però i giacconi non li ho usati quest'anno. Bel vantaggio. In salina, in verità la salina ha un suo momento clou, come dicevo prima, che è diciamo da maggio a settembre-ottobre. Però pensare che la salina funzioni soltanto in quel periodo è sbagliato, perché in verità la salina nel frattempo, negli altri mesi, viene preparata per produrre, per essere coltivata, perché il termine tecnico in salina è coltivare la salina, un po' come i campi. Per essere coltivata, se non la prepari, la salina va in malora subito. Quindi anche le nostre attività si sviluppano tutto l'anno. Ovviamente la maggior parte delle cose si concentrano durante il periodo estivo, questo è chiaro. Ma un percorso, che so, il salinare per caso, l'abbiamo chiamato così e non la raccolta del sale, proprio perché la salina non è soltanto la raccolta del sale, ma è anche imparare a spostare le acque, quindi a fare il giro delle acque in salina, e andare a vedere come raccogliere quello che noi chiamiamo la mamma caura, che è questo precipitato, che precipita nelle vasche calde, infatti è la mamma caura, calda, in siciliano caura, e che si raccoglie per preparare o per l'argine o i fondi delle vasche cristallizzanti, perché un fondo che è impermeabile e appena si secca diventa durissimo. Quindi la salina ha una tale quantità di segreti e di chicche da scoprire anche in inverno, e sarebbe un peccato non attenzionare anche quel periodo. Sono d'accordo, per questo non bene che comunque, ecco, adesso diciamo questo è legato anche alla prossima domanda. E ultimamente noi sentiamo dire spesso questa frase: il turismo e gli eventi ricominceranno, ma cambierà e cambierà il tutto. Se ci dovessero essere dei cambiamenti, quali opportunità si potrebbero cogliere e cosa vorresti che cambiasse? Allora, guarda, io su questa domanda mi piace un sacco, perché devo dirti che ci ho riflettuto tantissimo in questo periodo di lockdown, in cui uno ha più tempo, ha un tempo di fermarsi a pensare e a interiorizzare tante cose che magari con il tram tram quotidiano dell'ufficio, del scorri, corri, corri, alla fine magari non ci fai troppa attenzione. Il turismo cambierà? Sì, sicuramente. Gli eventi cambieranno? Sì, sicuramente. È un male? Non per forza, anzi, io ti dico che secondo me, se tutti quanti dovessimo essere capaci di imparare da questa pandemia, e quindi io ti dico un'altra cosa, per esempio, non so se tu hai visto, a me ha emozionato moltissimo, le immagini qualche giorno dopo il lockdown, quindi parliamo di 12, 13, 15 di marzo, le immagini di Venezia con l'acqua trasparente. E lì, oppure le immagini satellitari di come il mondo senza smog stava cambiando e stava respirando. E io ti dico, ma
se noi dovessimo davvero imparare da questo, da questa esperienza traumatica, perché è stata traumatica per tutti, e dovessimo uscirne con una maggiore attenzione alla natura, con una maggiore anche magari attenzione ai ritmi di vita. Noi adesso, fino a pre-lockdown, abbiamo avuto veramente dei ritmi disumani. Di generazione in generazione questi ritmi continuavano ad aumentare e a fagocitarci, veramente a fagocitarci. Se riuscissimo, anche soltanto un pochino, a fermarci un secondo, ad assaporare l'ambiente, a guardare il coniglietto che passa, a guardare e a osservare come si comporta la mosca, io ti dico, cioè, potremmo trovare delle cose che ci possono cambiare dentro. Io le ho guardate le mosche in questo anche perché o mi guardavo la televisione o guardavo le mosche, giusto? E guarda che abbiamo tantissime cose da imparare da questo periodo, secondo me, e tanti spunti che possiamo raccogliere. A questo punto toccherà a noi saperli raccogliere, cogliere e sfruttare e i prodotti naturali. Ma cioè, io mi sono messo con mia moglie a fare l'orto e a mangiare gli ortaggi fatti da noi. Mia moglie è brasiliana e io mi sono messo a costruire la casetta del passion fruit, del maracujá. Questo mi ha consentito veramente di entrare in un ritmo diverso e mi ha fatto riflettere. Chissà, non lo so, chissà che questa esperienza per il mondo non possa portarci a un pochino a rallentare i nostri ritmi e a apprezzare di più quello che ci offre madre natura. Per me sarebbe una vittoria enorme, per la Salina sarebbe fantastico, perché te l'ho detto, per noi la nostra è un'attività che vive sulla natura, quindi sarebbe fantastico. È vero, è la natura, sì, speriamo che tutti quanti appunto uniti. E infatti, ti faccio l'ultima domanda, ma è anche una riflessione. Ultimamente abbiamo perso un grandissimo musicista e direttore d'orchestra, Ezio Bosso. E diciamo, Italy Leads the Change parte da una frase che ha detto durante una delle interviste: un grande musicista non è quello che suona più forte, ma quello che ascolta di più. E da lì nascono i problemi, diventano opportunità. Un messaggio, una riflessione e un'opportunità per l'Italia, Antonio, da questa frase. Ma secondo me questa frase già da sola sintetizza tutto quello che stiamo dicendo. Quindi ascoltare l'ambiente, ascoltare la mamma natura, come si comunica, cosa ci dice e come vuole essere trattata. Sembra filosofia, secondo me non lo è. Io ti dico, io sono profondamente convinto che non sia filosofia, ma sia realtà. Cioè, se noi imparassimo veramente a seguire i ritmi della natura, ad ascoltare quello che ci dice l'ambiente e imparare ad ascoltare le cicale, a guardare gli uccelli, ascoltare il loro... Entreremmo veramente in una dimensione differente. E io torno a dirti, sempre dal discorso che mia moglie è brasiliana, addirittura dell'Amazzonia, io ho imparato tantissimo dalla filosofia di mia moglie e della mia nuova famiglia brasiliana, perché loro per certe cose sono molto più avanti di noi, nel senso che sono molto più bravi a
rispettare natura, a seguire l'ambiente, soprattutto quando mia moglie mi ha portato in foresta. Come sanno ascoltare la natura? Gli indios? Incredibile. Dobbiamo imparare da loro. E permettimi una nota polemica, quasi politica, verso il Brasile. In questi giorni l'assessore alla politica ambientale del Brasile ha detto: ma quasi quasi approfittiamo del Covid per poter rendere più leggere la nostra politica ambientale, tradotto, per poterci mangiare ancora di più l'Amazzonia, no, e venderla a chi fa gli allevamenti di massa. Speriamo che non sia così, purtroppo non so. Anch'io la famiglia, cioè il zio è in Brasile, vive a San Paolo, e quindi sappiamo bene qual è purtroppo la situazione politica, che speriamo appunto che questo Covid unisca il mondo, no? Che basta con le guerre, basta, cioè facciamo qualcosa, anche perché un virus ha bloccato un'economia mondiale, quindi cioè la pochezza che siamo di fronte alla natura, giusto? Quindi... Non c'è dubbio, dobbiamo imparare, noi da questa esperienza dobbiamo imparare, tornare indietro, così come eravamo, sarebbe una sconfitta epocale, sì. Però dobbiamo avere tutto il coraggio di mettere da parte qualcosina delle nostre abitudini, delle nostre comodità, delle nostre, per poter vivere meglio con altro, con il contatto con la natura, con l'ambiente, con queste cose. Cioè non è soltanto il computer, è il videogioco, è la videoconferenza o l'ufficio. Cioè io mi ricordo da bambino, io il primo cellulare l'ho preso a 18 anni. Che adesso un bambino che lo sente gli si rizzano i capelli, e me l'ha dovuto, mia madre me l'ha dato perché andavo all'università e mi ha detto: non esiste che vai, te ne vai dall'altra parte dell'Italia e non ti posso contattare. Mi piaceva stare sempre all'aperto, giocare all'aperto. Adesso i miei nipoti amano stare lì, utilizzano il cellulare molto meglio di me. Speriamo che si possa imparare tutti, dai, sì, questo periodo. Speriamo e soprattutto che l'Italia dia, io sono positiva, l'Italia con appunto Italy Leads Change dà la voce a voi che volete fare la differenza, volete parlare delle vostre realtà come un qualcosa di autentico che va ovviamente vissuto ma non consumato e soprattutto valorizzato e rispettato, giusto? Esattamente, siamo in totale sintonia. Allora, Antonio, io ti ringrazio e spero di vederti presto. Adesso io dovrei scendere giù in Sicilia a breve. Vi ringraziamo di averci ascoltato, soprattutto a voi, e vi aspettiamo in Sicilia, alle saline, e vivere la natura nel giusto rispetto. Arrivederci a tutti e grazie ancora Antonio per tutto quello che hai condiviso, soprattutto la tua passione che hai per il tuo territorio. Questo, guarda, mi apre il cuore. Grazie, grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao, a presto. Ciao, ci vediamo qua. A tra-